Se non mi fido non è colpa mia. Tutta sta gente mi vuole che io. Ciao a tutti ragazzuoli, questo è Espe, oggi siamo con un nuovo vlog. Ragazzuoli, oggi non stiamo a casa mia, ma stiamo a casa di Valerio. Perché sì, stanotte ho dormito a casa sua, visto che io stavo a casa da solo. E fra tipo 3 ore dobbiamo partire per il Valespo Tour. Perché ragazzuoli, sì, stiamo in tour del nostro libro hashtag Valespo, sta andando benissimo. Voglio ringraziare tutti voi che siete venuti almeno una tappa del Valespo Tour. Se non siete venuti o ci sarà tempo per vederci in un evento. E c'è l'ambulanza, aspettiamo. Stanno venendo a prendere le persone che non sono venute al Valespo Tour. Comunque, a parte scherzi, volevo ringraziare tutti voi. Entriamo dentro, però, perché volevo farla fuori. Però niente, la faccio dentro. E scusate se si vede che sono un po' stanco, però mi sono svegliato tipo una mezz'oretta. Niente, spero che vi faccia piacere incontrarci durante l'evento e tutte queste cose. Comunque, questo video non è per ringraziarvi come sta andando il libro, grazie mille lo stesso. Però è per fare un prank a Valerio, perché molti mi dicono: e tu è da tanto che non fai prank, quando torni a fare prank? Eccomi qua, oggi tornerò a fare un prank. Visto che Valerio sta dormendo, io sto parlando piano, ma sto parlando piano anche per un altro motivo, perché i vicini di Valerio sono tanto cattivi, sono impressionanti. Adesso vi faccio vedere, c'è tipo la porta, vabbè, senza che esco fuori. Intanto, oh, ok, qui c'è, apriamo la porta. Intanto qui ci sta anche il bagno e stanno facendo la lavatrice. Questa è la porta di Valerio e guardate, è tutta segnata, guarda, con i buchi, perché i vicini, non so se sono questi, sono quelli che abitano sopra, però vengono qui e danno tipo i cazzotti, non so, bastonate, perché fanno casino durante la sera. Comunque chiudiamo a chiave, perché sennò ci entrano i vicini e ci ammazzano. Veramente i vicini sono tipo troppo esagerati. Te appena parli così, tipo dopo le 9 di sera, prendono e ti menano. Cioè suonano il campanello, ti danno i cazzotti. E quindi niente, bella per i vicini di Valerio. Comunque niente, volevo dirvi, spero che Valerio non si svegli. Oh, fammi chiudere sta porta, che c'è sta lavatrice che dà fastidio. Ok, stavo dicendo, spero che Valerio non si svegli, perché devo fargli questo prank. Cioè, prendere qui l'acqua. Eccola qui, l'acqua, ah, è gelata. Prendere l'acqua. No dai, magari può essere ancora un po' più fredda, quindi la rimetto qui dentro. Ok, la metto proprio sul ghiaccio. E andare a svegliarlo lanciandogli l'acqua addosso. Allora, ok, adesso andiamo e vediamo se sta ancora dormendo. Perché se sta sveglio è finito il prank. Nel senso, registro e cambierò titolo del video. Non lo so, cambierò qualcosa. Cambierò magari prank per un'altra cosa. Allora, vediamo. Ecco qui, allora apriamo la porta. Intanto siamo andati nella stanza di Montesi, che oggi non c'è neanche Montesi. King, 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 dai, zitto un attimo, zitto. Oh. Ah, ok, ti chiudo qua perché sennò mi rovini il prank. Ti vengo a prendere fra. Allora, vediamo. Ok, Valerio sta dormendo lì, quindi perfetto, chiudiamo la porta. Ecco qua, King già inizia a abbaiare. Allora, King, dove sei? Eccoli, se mi rovini il prank, non ti do da mangiare per un giorno. No dai, scherzo, però, oh, non mi rovinare il prank. Calmo, ti voglio bene anch'io. Ti voglio bene anch'io, però per favore, per... Ok, devo prendere un braccio. Andiamo, torniamo di là. Ti lascio qui, ok? Sei contento? Perfetto. Te stai qui, non mi devi rovinare il prank. Io adesso niente, prenderò l'acqua, andrò in stanza di Valerio e lo sveglierò così, fine. Ma ci sta come prank, era da tanto che non facevo qualche prank. E ho pensato, vabbè, svegliamolo, sto dormendo a casa di Valerio, facciamo qualcosa. Allora, apriamo, prendiamo l'acqua che è gelata. No, aspetta, io non voglio l'acqua, voglio prendere un secchio d'acqua però. Ci sta tipo una bacinella qua. Molto meglio mettere l'acqua nella bacinella. Eccola qui. No, è troppo piccola. Troppo piccola, una più grande. Cioè, è possibile non c'era una bacinella a casa, raga? Non ci credo. King, hai pisciato per terra. Cioè, hai pisciato per terra. Perché? Vabbè, scialla a casa di Valerio va benissimo, bravo. Cerchiamo la bacinella. Che poi, in realtà, raga, King fa la pipì fuori. Io lo porto ogni volta a fare la pipì e la fa. È da pochi giorni che sta iniziando anche a fare la cacca fuori, perché quella non la faceva mai. Però la pipì io lo porto sempre fuori e la fa sempre fuori. Non so, sicuramente voleva marcare il territorio anche a casa di Valerio e dire: oh, sta casa è mia. Però vabbè, prendiamo per forza questa bacinella, è l'unico modo. E mettiamo l'acqua dentro. Allora, prendiamo l'acqua, la bacinella già ce l'abbiamo. Versiamo tutta l'acqua qui dentro. E no, sicuramente bagnerò il letto, però lascialla, dai. L'asciugheremo con il fondo. Ah, mi sono bagnato pure in faccia. Ecco qui, tutta l'acqua messa dentro. Ecco qui, ecco qui. Manco si vede che dentro c'è l'acqua.
Però fidatevi che ci sta. Adesso, allora, faccio prima una cosa. Vado prima a posare la telecamera, poi torno qui, prendo la bacinella. Che poi non è una bacinella, è un contenitore, va bene? E glielo butto addosso, allora, andiamo. Andiamo. King rimane là. King rimane un attimo là perché devo fare il break. Mi fatto prendere il colpo per te. Mi fatto prendere il colpo a me, te lo giuro. Se metti poteva mancare. No, ti sei fatto la pipì addosso. No. Ti sei fatto la pipì addosso. Te lo giuro, fra. Mi sono preso un colpo io perché ho tipo. Pensavo tipo ti mancasse il fiato e stai a morire. Oh, è gelata. Mi è mancato il fiato, te lo giuro. Oh mio Dio. Tra non del telecamera. Ah, oddio, stavo registrando. Oh mio Dio. No, bruttissimo, bro, sul petto. Stavo respirando. Ma io pensavo non te lo faccio in faccia perché sennò mi insultavi per perché c'è la crema in faccia. Cioè lui dorme con la crema in faccia. Tipo penso una delle cose che non dovrebbe fare. Però vabbè, fa niente. Bro, ti faccio. Sei rosso, sei un po' rosso. Ma ho bagnato il letto, no? No. No, manco tanto, sei. Ah, hai fatto la pipì addosso. Ancora che fai track, bro, andavo di moda tipo 10 anni fa. Zitto, zitto, io sono sempre alla moda. E devi ringraziarmi perché neanche te l'ho buttata tutta. A vedere. Ah, no, hai bagnato il letto, sei... Madonna, ma quanto era, bro? Era tipo un litro e qualcosa, sì, scialla. Vabbè, è finito, frate, niente. Bro, buongiorno. Un attacco di panico assurdo. Te lo giuro, bro. Non puoi capire. Vabbè, niente, adesso il vlog continuerà. Daily vlog di oggi. Buongiorno, frate. Comunque, ragazzi, abbiamo appena finito di registrare un video per il canale Valerio perché siamo svegliati. Vale, mi ha detto registriamo. E ok, abbiamo registrato. Guardate che ho trovato. Mi sto divertendo troppo con questa. Però volevo dirvi che io adesso sto tornando a casa perché fra tipo 3 ore abbiamo un evento. E voi potreste dire, vabbè, rimanete insieme e poi andate direttamente all'evento. Però no, per 2 motivi. Un motivo, cioè King, cioè che faccio, porto all'evento o mi ammazzate King? Perché ogni volta che qualcuno che mi segue lo vede vuole prenderlo in braccio, vuole accarezzarlo, il braccio King muore. Perché un conto io ogni volta faccio 1000 foto, 1000 autografi. Un conto braccio King che è piccolo e quindi devo portarlo a casa. E il secondo motivo, niente, voglio farmi la doccia perché niente, devo profumare all'evento. Quindi adesso io sto tornando a casa e eccolo qui. Sai che facciamo per colazione? Ah, ecco, ok. Biscotti cinesi che abbiamo rubato ieri. Sì, noi li abbiamo rubato. Vediamo. Però cosa... i cinesi erano fan e ci hanno regalato. Sì, è vero. Cioè, ci hanno chiesto la foto. Quelli vediamo dei... cosa ci dice il futuro. È che mi sporco il letto, ecco cosa dice. Non ti credo. Non ti credo. Questo video avrà tanti like e tante visualizzazioni. Ragazzi, mantenetelo. No, proprio sì. Avrete tutto il successo che desiderate. E sì. Il mio esercitato un fascino travolgente. Oh, tutte e due veri, grande ragazzi. No, la mia no. La mia no. A noi non si legge. Ecco qui. Avrete tutto il successo che desiderate. È assurdo come magari. Questi biscotti sono il mio cibo preferito. Assurdo come questi biscotti che sono tutte cavolate. Mamma mia. Che poi io quello che ho mangiato ieri sera, guardate che mi è uscito. Siete molto ambiziosi, farete grandi cose. Cioè... Pensa che figo, bro. Vabbè, lo voglio un altro, lo voglio un altro, aspetta. Pensa che figo inzuppare questo nel latte, bro, la mattina. Lo dobbiamo fare. Che c'è scritto a te? Allentate le... ogni tanto avete bisogno... avete bisogno di riposo, c'ha ragione. C'hanno tutti ragione qua, vediamo a me... Reagite con discrezione e saggezza, anche di fronte alle critiche.
Oh, bro, sono tutte cose vere, assurdo. Grandi cinesi, complimenti. Complimenti, secondo me hanno fatto apposta, ce l'hanno scritto. Ecco perché ce l'hanno regalate, perché l'hanno scritto. È vero, l'hanno scritto loro. E ieri siamo andati, cioè Valerio è andato al sushi, siamo andati lì, appena sono entrato, vedo che quella del sushi tipo sta chiedendo foto a Valerio. Sono entrato e ho detto, ah sì, te sei l'altro, perché non so, o ci hanno visto da Barbara D'Urso, o ci hanno visto tipo su chi, su qualche giornale. E appena ci siamo andati, Valerio ha detto, avete dei biscotti della fortuna? E loro tipo hanno preso una cosa gigantesca, hanno detto, tiè, prendeteveli, ci hanno dati tipo 20. Poco resta di niente, io adesso sto tornando a casa e ci rivedremo direttamente lì con la preparazione per andare all'evento e il classico vlog della giornata. Sono appena tornato a casa, sto distrutto perché ho un caldo assurdo, sto puzzandomi, devo per forza fare la doccia. In realtà voglio fare l'outro del video adesso, solo che facciamo un'altra cosa. Prima mi andrò a fare la doccia, poi farò con calma l'outro del video, perché veramente io sono stanchissimo. Sono appena tornato a casa, mi sdraio un attimo qui. Tra due ore inizia l'evento, io già sono stanco, quindi speriamo bene. Però non vedo l'ora di incontrarvi di nuovo a tutti, abbracciarvi eccetera. Quindi per farlo nei migliori dei modi, adesso mi farò una doccia, mi riposerò tipo per un'oretta e mezza e poi partirò. Questo video magari me lo editerò dopo, perché in realtà volevo editarmi il video prima di andare all'evento, però non ce la farò perché sto veramente morendo. E niente, adesso mi farò una bella doccia, magari darò una pulitina a casa perché sono dei cartoni, delle pizze un po' lasciati qua e là, e poi ci rivedremo di nuovo con l'outro. Ok ragazzuoli, so che devo fare l'outro, però niente, la farò stasera o domani con calma, perché regà, il driver è venuto tipo mezz'ora in anticipo, io stavo sotto la doccia e mi hanno chiamato, quindi sto correndo, mi sono preparato al volo in 5 minuti e adesso devo andare su quell'evento, quindi l'outro sarà rimandata stranamente. Eccomi qua ragazzuoli, come avevo detto nell'ultima clip, stranamente farò dopo l'outro, perché io ormai faccio l'altro sempre dopo, quando sto editando il video. E sì, il video finisce qui, spero che questo prank vi sia piaciuto. In descrizione vi lascio il link completo della playlist dei prank, quindi mi raccomando andatelo a vedere. Anzi, nei commenti consigliatemi altri prank da fare. Se questo vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi, unirvi alla Sispas Family. Noi ci vediamo in un prossimo video. Baci cuccioli. Io giovane bello Dorian Gray, tu giovane babbo Dorian Fake. A me frate fanno il ritratto, ehi, te sei una copia soltanto, ehi.